Ciao, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ci vediamo adesso questo video di questo pane spiga, che credo già ci sia un altro video sul canale, però magari fatto con farine diverse e con un altro metodo. Forse con il gruppo Nuvola l'abbiamo fatto. Sul mio canale ci sono tantissimi video di pane che delle volte devo andare io a rivedere perché nemmeno me li ricordo. Bene, seguitemi in questo video. Allora, eccoci qua, ho preparato le farine che userò, sono delle rimanenze, quindi voglio fare queste spighe con queste farine, farine bio. Il pan di sempre è una miscela di grano biologico e farro e poi userò l'A2 burattu del Molino Marino. Allora, miscelo le farine dentro la ciotola con il cucchiaio e vado direttamente a mettere l'acqua. La metto quasi tutta fino a che la farina non rimane bella bagnata, fino a che non l'assorbe bene. E con la dose dell'acqua naturalmente regolatevi perché se cambiate tipo di farina o anche soltanto la marca non sono tutte uguali le farine, quindi magari possono assorbire più o meno. Ma questo, scusate, questo ve lo dico sempre, quindi se mi seguite già lo sapete. Ok, continuo a girare con il cucchiaio così semplicemente. E poi possiamo continuare con la mano. Naturalmente, se volete usare la planetaria, fatelo. Adesso questa autolisi la copro, ci metto un telo sopra, se volete la pellicola, e la lascio un'ora. Un'ora a temperatura ambiente, un'ora di autolisi, quindi bene. Poi, passato il tempo, vedete come si sta già sviluppando la maglia glutinica. E passato il tempo, ci metto i licoli, o se volete la pasta madre solida, magari aggiungete un tantino di acqua in più. Mi chiedete sempre quanta pasta madre o viceversa quanto licoli. Ci sono delle tabelle specifiche, al limite adesso ve la metto sotto l'info box, però io di solito non sono così precisa. Il licoli ne va un pochino di meno, che so, un 20% in meno, però quel 20% in meno che voi mettete essendo più licoli, più liquido, scusate, bisogna aggiungerlo in farina oppure diminuire un pochino l'acqua, quindi non è una cosa complicatissima, non è che bisogna essere perfezionisti proprio ai milligrammi, diciamo, però se volete potete usare la tabella che vi dà la misura precisa. Detto questo, come vedete sto continuando, qui ho accelerato, però naturalmente prendetevi il tempo, 15-20 minuti. Impastate e poi mettete il sale aggiungendo ancora un po' d'acqua. A questo punto l'acqua l'ho messa tutta. Continuo a impastare con il pugno. Vedete, l'impasto anche se rimane un pochino grezzo non importa. Adesso io lo farò riposare un pochino e poi farò due giri di pieghe in ciotola. In questo modo l'impasto diventerà più elastico. Eccolo qua. E adesso però cambio contenitore. Io uso sempre questo, ci ho messo un filo d'olio. Uso sempre questo trasparente perché così vedo anche la lievitazione all'interno, quindi è sempre meglio guardare, mettere in un recipiente di vetro o plastica, vetroplastica come questo mio.
Ok. E adesso lo copro così con la pellicola questa volta. E lo lascio lievitare 5-6 ore, il tempo che ci vuole. Questo dipende molto dalla temperatura e dalla stagione, come sapete. Io l'ho lasciato a temperatura ambiente, però se lo fate d'estate è preferibile usare il frigo. Bene. Allora, io mi sono basata, anche se poi ho cambiato leggermente, sulla ricetta di Fulvio Marino, che seguo, sapete che lo seguo, mi piace molto, però poi alla fine vado a personalizzare un pochino le ricette, anche perché delle volte non mi trovo le farine che usa lui, anche se la uso la farina Marino, che è molto buona, però poi vado a cambiare delle cose, ad esempio il tempo di lievitazione. Su questa ricetta lui ha messo 12 ore. E a me non l'ho messa in, non ho fatto il passaggio in frigo perché siamo in inverno e quindi ho cambiato leggermente. Adesso, come vedete, l'impasto è molto morbido, forse ho messo anche troppa acqua, troppa idratazione, o forse è il farro, perché la farina di farro fa questo effetto di morbidezza. Io divido l'impasto con queste dosi che ho fatto in tre, perché diciamo che queste trecce dovrebbero avere intorno ai 300 grammi. Dico intorno perché poi può essere anche un pochino di più, non importa. E vado direttamente, vedete, senza fare le pieghe che di solito si fanno, direttamente a formare lo sfiladino per poi fare la spighetta. In questo modo, semplicemente arrotondo, arrotolo così e formo lo sfiladino, anche se mi si appiccica un pochetto, però con poca farina non ne mettete tanta, anche se appiccica un po' non importa. A me credo sia il tipo di farina che mi dà questo effetto. Ok, quindi formo tutti e tre i sfilatini e dopo che ho formato ho preparato un recipiente, una teglia, ho messo un telo dove metterò un po' di semola per non fare attaccare lo sfilatino e tra uno sfilatino e l'altro, vedete? Ci metto il telo in modo che si sorreggono tra loro. Metto ancora un po' di semola sopra, visto che sono così morbidissimi. Ecco qua. E dalla parte che mi rimane vuota ci metto un cestino per tenere un po' stretto l'ultimo sfilatino. Bene, e naturalmente adesso devono lievitare almeno altre 2 ore. Ci regoliamo e seguiamo la lievitazione. Quando sono belli gonfi, è ora. Bene, passato il tempo, naturalmente li ho tenuti sempre a temperatura ambiente. Sono passate all'incirca 2 ore, diciamo all'incirca, vedete, si sono gonfiati abbastanza, io direi che è ora di infornarli. Il forno l'ho messo a 230 gradi, quindi va messo un pochino più basso di come di solito va messo per il pane, anche perché sono piccolini. E adesso me li trasferisco sul braccio, li vado a mettere sulla carta forno, direttamente sulla teglia. Ci metto ancora un po' di semola sopra. Vedete, sono veramente morbidi. E adesso, intanto che il forno si scalda per benino, vado a tagliare per formare le spighe. Quindi prenderò un paio di forbici.
e andiamo a tagliare. Allora, scusatemi, la prima mi è scappato il video, non avevo spinto bene per registrare, però ecco, presso a poco è così, vedete, con le forbici di traverso mettiamo una spighetta da una parte e una dall'altra, stringiamo anche un pochino, così si accorcia un po', e queste sono le due spighe. L'altro filone invece, anche qui non ho registrato, ho fatto così, ho tagliato sia da una parte che dall'altra, così sfalsato, senza girare, così viene il disegno di una spiga. Scusatemi, delle volte sono talmente impegnata che poi mi dimentico di fare alcune cose per registrare. Bene, adesso lo copriamo con il telo e lasciamo il tempo che scaldi bene il forno, quindi mezz'ora, un'oretta, presto a poco. Come vedete si sono gonfiati ancora, io ho messo un po' di semi di sesamo appena spennellato con l'acqua per farli attaccare su uno dei sfilatini, sulla spiga, una spiga. Ho infornato a 230, dopo 15 minuti ho abbassato già a 220 perché non vogliamo farle scurire tanto queste spighette, vedete, si stanno diventando un po' scurette, quindi ho abbassato e poi subito a 200 gradi. Ci vuole presso a poco una mezz'oretta. Alla fine ho lasciato 10 minuti a spiffero. Il vapore l'ho messo soltanto all'inizio, quindi soltanto uno spruzzo. E guardate che belli, veramente belle queste spighette. Ho detto belli, belle. Beh, che dire, sono veramente spettacolari e queste si mangiano calde, non le facciamo raffreddare perché guardate, questa spiga si può spezzare così, un pezzettino, bellissime, croccanti, profumate, veramente belle, belle, belle. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao!